Buongiorno, siamo qua nuovamente a Dreamer Talks con Paolo Cosi, avvocato e responsabile dell'ufficio legale interno, nonché socio fondatore di Dreamer. Oggi parleremo di un argomento molto richiesto che tratta appunto il tema della locazione. Dreamer si occupa anche di cercare case da sogno principalmente per clienti internazionali che anziché decidere di acquistare o soggiornare in albergo decidono di stare appunto in Italia, nel bel paese, per un medio-lungo termine. Quindi vorremmo approfondire appunto con Paolo, buongiorno. Ciao Chiara, buongiorno. Alcuni aspetti relativi alla parte contrattuale delle locazioni, quindi quali sono i principali contratti possibili in Italia per la locazione e cosa Dreamer consiglia alle parti generalmente di sottoscrivere. Assolutamente. Grazie per la introduzione, Chiara. Grazie a te di essere qua. Quando noi parliamo di contratto di locazione, nell'ambito in cui Dreamer lavora, ovviamente parliamo di locazione a uso abitative, noi dobbiamo subito fare riferimento alla legge italiana in materia, cioè la legge 431 del 1998, che è la legge proprio sulle locazioni abitative, la quale individua come modello principale di contratto il contratto di locazione 4 più 4, che è lo standard. Poi in Dreamer proponiamo, in base 1 agli immobili in portfolio che abbiamo, ovviamente, 2 in base alle esigenze del cliente, sia di tempo, di durata che di canone, proponiamo altri modelli contrattuali, come ad esempio il contratto ex articolo, lo definiamo noi ex articolo 1571 del codice civile, un contratto completamente libero, andremo a vedere poi perché, e poi il contratto transitorio. Relativamente al contratto 4 più 4, quando questo appunto viene proposto ai clienti e quali sono i termini principali? E le caratteristiche del contratto. E le caratteristiche di questo. Il contratto 4 più 4 è il contratto standard previsto dalla legge italiana. Prevede una durata minima predeterminata nel tempo in 4 anni, rinnovabile di ulteriori 4. Ovviamente il conduttore può sempre recedere dal contratto dando congruo preavviso al locatore. Il locatore solitamente no, ma può evitare il rinnovo del contratto dando disdetta al conduttore, quindi evitare che si rinnovi per altri 4 anni, solamente alla presenza necessaria di alcuni requisiti stabiliti dalla legge. Li deve specificatamente motivare nella richiesta di disdetta. E quali sono queste motivazioni generalmente? Esigenze da adibire quell'abitazione a propria abitazione principale, sua o di un proprio parente, familiare, o vendere l'abitazione stessa. Diciamo che questo contratto è il primo contratto che noi proponiamo ai clienti. Poi dobbiamo fare altre valutazioni in merito alla tipologia di contratto da proporre ai clienti, perché come sai in Dreamer la maggior parte degli immobili che noi proponiamo sono immobili di categorie catastali di lusso, oppure il cliente può manifestare l'esigenza di venire in Italia per finalità turistiche. Come dicevamo appunto, i nostri clienti internazionali non sempre appunto hanno necessità di locare un immobile per 4 anni. Nel caso in cui la loro necessità fosse di una durata inferiore, quali sono le altre tipologie di contratto che andiamo a proporre? Beh, noi innanzitutto andiamo a vedere prima di tutto le finalità, come abbiamo già anticipato, per le quali il conduttore viene in Italia. Se ad esempio viene per finalità turistiche o l'immobile rientra in una categoria catastale di lusso, come avviene per la maggior parte degli immobili del nostro portfolio, cioè immobili in categorie A1, A8 e A9, cioè abitazioni di prestigio, ville, palazzi o castelli, oppure l'immobile vincolato artisticamente, come potrebbe essere tranquillamente questo ufficio. Se l'immobile ha una di queste caratteristiche o le finalità sono quelle turistiche, noi possiamo proporre al conduttore un contratto completamente libero, il contratto ex articolo 1571 del codice civile. Questa tipologia di contratto, che non sottostà alla legge sulle locazioni a uso abitative, permette di pattuire fra le parti liberamente il canone, la durata e qualsiasi altra tipologia di pattuizione assolutamente libera, purché non contraria a norme di legge. Questo è un grande vantaggio perché... Grandissimo, è stata diciamo, una trovata geniale da parte del legislatore, Chiara. Ovviamente, perché pensiamo all'ipotesi diversa. Se ad esempio un conduttore vuole prendere in conduzione un immobile per un tempo inferiore a 18 mesi o con una durata massima di 18 mesi, la legge ti dice che dovresti proporgli il contratto transitorio, cioè che è una deroga anche quella al 4 più 4. Contratto transitorio però che ha delle fortissime limitazioni e che noi utilizziamo scarsamente. Perché? Perché intanto se l'immobile è all'interno della città metropolitana di Firenze, come nella maggior parte dei casi,
il canone deve essere vincolato, cioè deve essere nettamente inferiore a quelli che sono gli standard normali di un canone per un'abitazione non necessariamente di lusso. Ci devono essere esplicati e allegati dei motivi di transitorietà del contratto. Quindi capisci bene che un signore che vuole venire e prendere un'abitazione di lusso per 18 mesi a Firenze non potrà pagare un canone vincolato magari di 800 euro al mese. Sarebbe assurdo, quale locatore farebbe mai un contratto del genere? Ovviamente, quindi, per le categorie catastali di lusso, il legislatore si è avveduto della necessità di creare un contratto libero, cioè dove il canone fosse proporzionato al valore artistico dell'immobile. Bene, se dovessimo riassumere, diciamo, quelli che sono i termini principali inseriti all'interno del contratto di locazione, questi quali sono e quali appunto vengono sempre in qualche modo inseriti in qualsiasi tipologia contrattuale? Innanzitutto mi permetto di dirti, Chiara, che i contratti in Dreamer sono tutti redatti ex novo dall'ufficio legale e dal sottoscritto in prima battuta, o quantomeno supervisionati da me. Diciamo che sono tutti contratti fatti appunto da dei professionisti avvocati e vengono fatti in tailor made in base alle esigenze del cliente. Tutti i nostri contratti però, per manifestare anche una concreta proposta di locazione al proprietario dell'immobile, vengono corredati da alcune tipologie di garanzie. Certo. La prima garanzia che noi chiediamo al conduttore nel momento in cui dice sì, voglio firmare un contratto, benissimo, proponiamo un modello in doppia lingua, italiano e inglese, sempre. Noi necessariamente richiediamo al conduttore di lasciarci almeno due mensilità anticipate del canone di locazione e vengono incamerate da Dreamer, trattenute da Dreamer a titolo di garanzia e da presentare al proprietario. Poi chiederemo anche ovviamente un deposito cauzionale che può variare da 2 a 3 mesi, però deve essere anche quello pagato anticipatamente. Certo. Quindi diciamo, una bella garanzia per il proprietario. E poi ovviamente se l'immobile non ha già un'assicurazione per i danni a terzo, i danni all'immobile stesso, trattandosi molto spesso di immobili affrescati, vincolati o con un mobilio importante, insomma, importante, potrebbe avere anche un valore storico, culturale, noi chiediamo al conduttore di sottoscrivere una polizza assicurativa, a garanzia sua, anche a sua tranquillità, con un importo basso comunque sia una garanzia enorme. Adesso volevo trattare un argomento particolare, nel senso che, come sappiamo, il rent to buy in Italia non è molto utilizzato, però i clienti appunto internazionali sono abituati a sottoscrivere questo tipo di contratto e ci hanno richiesto più volte la possibilità di prima provare un immobile, affittarlo e già impegnarsi però in una fase preliminare a un eventuale acquisto. Questa modalità Dreamer come la propone e che cosa prevede un contratto di rent to buy? Viene proposto quando il cliente ha necessità di godere immediatamente dell'immobile, ma vuole valutare un eventuale acquisto in un secondo momento. Dice sì, l'immobile mi piace, oggi non sono pronto a comprarlo. Lo prendo in conduzione, poi vediamo se magari lo voglio acquistare nel tempo. In questo caso l'Italia ha recepito questa tipologia contrattuale di origine prettamente anglosassone col decreto sblocca Italia del 2014 e ha previsto l'utilizzo di questo modello contrattuale in base al quale il canone di locazione si scorpora in due voci, una parte per il godimento del bene, prettamente come una locazione, un'altra parte viene a costituire un anticipo sul possibile futuro prezzo di vendita. Quindi se un immobile ha un valore di vendita di 1 milione, il conduttore viene da noi, gli facciamo sottoscrivere un contratto di locazione rent to buy, pagherà ad esempio, faccio un esempio per chiarificare e semplificare la cosa, pagherà un canone di locazione di 10.000 euro, di questi 10.000 euro 5.000 euro andranno a costituire il canone di locazione, 5.000 euro andranno a costituire un anticipo sul prezzo di vendita. Se dopo 5 anni il conduttore intende acquistare l'immobile, non andrà più a pagare 1 milione di euro, andrà a pagare 700.000 euro, perché quei 5.000 al mese sono stati incamerati e vengono a costituire un acconto sul prezzo finale. Questo è un contratto molto valido, interessante, scarsamente utilizzato perché c'è poca conoscenza in materia su questa tipologia di contratto. Molti non lo propongono nemmeno, ecco.
invece molto interessante che Dreamer abbia, diciamo, approfondito e che sappia rispondere a questa esigenza dei nostri clienti. Appunto facendo un sunto anche sulle spese, diciamo, che in qualche modo si trovano a dover sostenere locatore e conduttore, ci sono appunto delle spese di registrazione, tasse, come certo. funziona e se ce le può elencare. Se le parti trovano un accordo, grazie alla nostra intermediazione, vanno a sottoscrivere un contratto di locazione, qualunque esso sia, questo contratto dovrà essere assolutamente registrato, ok? Quindi le parti hanno 30 giorni per registrare il contratto, salvo che non sia un contratto sotto i 30 giorni, ma da noi non è mai trattato, quindi esatto. il contratto è sempre necessariamente registrato. La registrazione del contratto ha ovviamente un costo che viene solitamente spartito al 50% fra conduttore e locatore. Questo costo ammonta al 2% del 70% del canone annuo, ok? È una spesa ingente, io lo riconosco, quindi c'è un'imposta di registro che ha un valore ingente, oltre a un'imposta di bollo infinitesimale, mi sembra siano all'incirca 30 euro, varia in base alle pagine, ma l'imposta di registro è ingente. Anche in questo caso però il legislatore è venuto incontro alle esigenze dei cittadini italiani e il locatore può in sede contrattuale decidere di aderire a un regime particolare di tassazione sui contratti chiamato regime a cedolare secca dal 2011, cioè è possibile. In questo caso il contratto è esente imposta di bollo e imposta di registro, però ci vogliono dei determinati requisiti. Il locatore deve essere una persona fisica, ovviamente. Il contratto deve essere necessariamente per un immobile destinato a civile abitazione. E come funzionerà qui la tassazione? La tassazione verrà pagata dal locatore e sarà il 21% del canone pagato dal conduttore. Però non pagare un'imposta di registro, un'imposta di bollo. Questo agevola anche la parte conduttrice. Moltissimo. Che appunto non si dovrà. Non dovrà accollarsi il costo del 50% dell'imposta di registro del contratto di locazione. Agevola entrambe le parti. Invoglia le parti a sottoscrivere un contratto di locazione. Ovviamente meno tasse paghi. Esatto. E possiamo dire anche che è ampiamente utilizzato. Cioè, quasi, diciamo che il 90% dei locatori con cui sottoscriviamo dei contratti decide di sposare, diciamo, quello che è il regime. Se il locatore è una persona fisica, sì, Chiara. Esatto. Tutti. Ti potrei dire quasi il 100%. Esatto. Bene. Assolutamente sì. E relativamente invece, diciamo, a quelle che sono le provvigioni Dreamer, generalmente in Italia appunto viene prevista una mensilità che viene appunto incassata da parte conduttrice e un'altra mensilità da parte locatrice. Assolutamente. Mi confermi che anche Dreamer appunto si comporta in questo modo? Sì, se la trattativa è andata a buon fine, Dreamer chiederà il pagamento della provvigione. Provvigione che sarà corrispondente a una mensilità del canone oltre IVA da ciascuna parte se il contratto avrà una durata superiore a un anno. Invece, ovviamente, per i contratti di durata inferiore a un anno, la commissione di Dreamer non sarà di una mensilità, perché ciò sarebbe impossibile, ma chiediamo una percentuale del 10% oltre IVA del prezzo complessivamente pattuito. Grazie Paolo, è stato tutto molto molto chiaro e sicuramente sarà molto utile per sia possibili eventuali nuovi locatori e conduttori, per tutto il pubblico e i clienti internazionali che così possono chiarire, avere un'idea più trasparente di quella che è la situazione legata alla contrattualistica di locazione. La missione di Dreamer, trasmettere un po' di trasparenza e cristallinità nel rapporto, in questa moltitudine di leggi italiane. Io ti ringrazio nuovamente e ci vediamo presto. Grazie a te Chiara, a presto. E grazie a tutti voi per averci seguito, ci vediamo presto al nuovo Dreamer Talks. Mi raccomando, commentate e fateci sapere se ci sono dei nuovi topic che vi interessano, così li prenderemo in mano e cercheremo di rispondere alle vostre domande. Grazie.